Natalì. Mi concedo un piccolo lusso grazie a Caffè Ardil, vero caffè di Milano dal 1954, un lusso che fino a ieri ci si poteva concedere solo nei migliori bar e ristoranti, ma da oggi Caffè Ardil entra anche nelle vostre case e nei vostri uffici, grazie a queste capsule all'interno delle quali è racchiusa la stessa miscela, la stessa qualità di caffè che trovate nel vostro bar di fiducia, un lusso da gustare e assaporare comodamente a casa vostra con le nuove capsule, compatibili e acquistabili online. Caffè Ardil, dentro ad ogni capsula il sapore della grande Milano. Questo caffè, capito Fabio? Sì. Questo è per la grande Milano, questa qui. Ma chi se ne frega tanto? E alla fine vincerà il Milan. Ma perché Ma questo Ardi è il caffè della grande Milano. E infatti un caffè no, Ardi è una cosa, Ardi è un'altra. Attenti Ardi, Ardi. Attenti al Milan, mentre intanto va in soccorso di Cesaro. Ecco, della sconfitta. Domenica. Attenti al gioco interrotto in cieco e centrocampo, giocaccio in posizione. Non ben... Chi è l'arbitro della partita? Massa di Vinovo. Massa di Vinovo. Cioè, allora ti do un consiglio: se vuoi il caffè Ardi, metti la cialda, perché sennò non ti verrà la mai. La cialda devi mettere, Pompilio! Pompilio, sveglia! Svegli la cialda! Aspetta, aspetta, lui le cialde le prende così. Non ha messo la cialda. Ma la cialda c'è! Va bene, riprendiamo il. Eccolo qui, togli, dai un altro bicchierino. Questo Pompilio è il più grosso consumatore di caffè esistente. Ma non se riesce a farlo. Stiamo lavorando al caffè. Dopo. Stiamo lavorando al caffè. Ragazzi, ho visto cose che voi umani. Protagonismo, allora, eh? Premesso molto. Che. Lo diciamo per chi ci segue, chi vuole gustarsi un caffè Ardi, oltre che nei migliori bar di Milano, può fare può ordinarlo caffè Ardi. Sul sito Ardi. Però Ardi. Devo Ardi. Dire c'è il caffè da cioè, Milano per, da bere della bella Milano da grande Milano, ecco, no, io ho visto cose che voi umani dicevo, cioè, prima Pompilio voleva farsi il caffè Ardi senza la cialda, quando esatto. Scopre che c'è ovviamente dell'acqua calda e non c'è il caffè, me la rovescia qui come se fosse un lavabo. Oh, plop, e se ne va un altro. Cioè, cose che solo qui studio voi stadio non possono attacco, succedere. Non attacco. Va bene, ritorniamo. Li definirei personaggi. Sì. No, ma grandi personaggi. Sono lì. Ardi caffè Ardi, Ardi caffè Ardi, Ardi caffè. Il caffè della grande Milano. Il caffè. Non vado oltre, non vado oltre. Allora, la cosa è semplice, io le consegno la cialda. Cialda con la C! Ci come ancora. No! Ancora ci come come! È una città avvelenata. La si prende, ecco, la si introduce nella macchina c'entra per il caffè. C'entra il buco, Gio. Sì. Però dovrei spiegare una cosa. Dica, non è caduto. È caduto. No, è caduto. Vai, lascia fare, non faccio fare. Allora, dovrei spiegare una c'è cosa. C'è un buco così, è caduto. Lascia fare. E arriva pesce, così siamo a posto. Però tutti e tre. Voglio imparare, non per altro. Allora, lei... le consegno la cialda. Allora, io dovrei spiegare una cosa però, Denti. Cioè, gli amici di Ardi, che sono nostri partner su cui studio voi stadio, producono queste cialde di un caffè particolare, un caffè di Milano, che è sempre stato consumato nei grandi bar di Milano. Che potrebbe... ma perché sono a casa dicono, vabbè, ma a me che me ne importa, come posso avere, si comprano, si ordinano queste cialde online. Come si ordinano? Eccolo qui, è mica facile però, ardicoffeeandcompany.com, presto saranno, mi dicevano, anche su Amazon, quindi uno dice io ho la mia macchinetta, qualunque sia la macchinetta, sia che sia una macchinetta per cialde, che sia cioè, quelle che avete in casa, non avete bisogno di macchinette, e ecco fatto. Si va in Sud America. No, ma che Sud America? Ha detto lei, la Amazonia, l'ha detto un attimo fa. Allora, ma Amazonia? Chi ha detto Amazonia? Attenzione, sono la squadra in campo. Che ma sto trattenendo io però io le consegno una cialda. Ha ragione. Io ce l'ho. Ne ho due. Ne ho due. Non c'è due. È lui che le compra. Ma potete mettere le cialde dentro? Allora, ancora? Le consegno la cialda. È già dentro la cialda. Sì, che l'hai già. Schiaccia, hai fatto il caffè. Dai che sta per iniziare la partita. Forza, non ci sono cambi, mi pare. Sì, no, ci sono. Ci sono. Nel Milan no. Entra Keita e Anderson. Sei riuscito a non mettere la cialda. Ma si può essere, in tre scienziati non sono riusciti a mettere. Siete tre imbecilli, questo ve lo voglio dire, perché non è possibile. Non mi faccio cadere la scenografia. Torni al posto. Sai qual è l'assurdo? Che ha messo due cialde dentro, esce acqua. E certo. Vabbè, io torno al posto, non mi torno al posto. Hanno detto come il signor Giovanni Capuano somiglia a Paletta. Grazie Keita. Allora. È iniziato il secondo tempo, devo farle io ste cose perché. La Lazio ha giocato. Ma lo devo prendere come un complimento o cosa?
tecnicamente. Oh, perfetto. E se non arrivava il direttore, applauso. Solo direttore. Il direttore sa fare questo. Direttori. Ma non è il punto, non è che le so solo fare io, sono loro tre che sono tre impediti. Però sua, chi è che li ferma? Non si ferma. Va bene, andiamo. Se sei bombino, se sei fermato. Beh, la macchinetta non è di altri. Lazio sbilanciatissimo.